Ciao ragazzi, sono Alessandro di Sarda Bike e oggi vi presento la nuova Kaisa K2P Pro, ossia l'evoluzione del modello Kaisa K2 Pro che abbiamo già testato e recensito. In questo caso sale la potenza del motore, la capacità della batteria e tante altre differenze che andremo a vedere nel video. Partiamo dall'elettronica, con un motore posteriore brushless Bafang GO60 che in questo caso dispone di ben 77 Nm, ma per la versione italiana viene distribuito con una potenza nominale bloccata a 250 W, con una velocità sempre limitata elettronicamente a 25 km/h. Inoltre sul manubrio manca completamente l'acceleratore, quindi grazie a questa configurazione risulta 100% a norma per circolare su strada in Italia e viene equiparata a tutti gli effetti a una comune bicicletta. Sul telaio troviamo l'adesivo che riepiloga le caratteristiche tecniche della bicicletta con certificazione EPAC. Inoltre viene fornito anche un adesivo da applicare sul motore per facilitare il controllo da parte delle forze dell'ordine. Inoltre, per chi dovesse acquistare dall'estero o vuole farne uso in terreni privati, resta la possibilità di sblocco del motore, che in questo caso passa a una potenza di 750 W continui, con picchi che arrivano fino a 900 W. Anche la velocità sale da 25 a 40 km/h. E in questo caso viene fornito un kit acceleratore da pollice che è possibile montare rapidamente sul manubrio grazie al cavo Quick Release. Ricordiamo naturalmente che questa configurazione non è legale per circolare su strada in Italia e non può essere utilizzata se non all'interno di terreni privati. La Kaisa K2P Pro dispone anche della possibilità di blocco e sblocco velocità via app. Basterà infatti un tap sullo schermo per regolare istantaneamente la velocità tramite l'applicazione. Tramite l'app potete regolare diversi parametri di funzionamento, controllare i chilometri percorsi e così via. Oppure potete affidarvi al pratico e ampio display LCD centrale che mostra in tempo reale tutte le funzioni più interessanti, dalla velocità di percorrenza al numero di chilometri percorsi, le modalità di assistenza scelte e naturalmente lo stato di carica della batteria. Il display LCD viene abbinato al pratico comando remoto al manubrio, quindi sarà piuttosto facile andare a cambiare tra i 5 diversi livelli di assistenza e le diverse funzioni. Inoltre lo schermo dispone di una pratica porta USB per la ricarica dei vostri device. Per alimentare il sistema elettrico troviamo un pacco batteria rimovibile da 48 V e 15 A, con capacità totale di accumulo di 720 Wh, che sulla carta assicura un'ottima autonomia, che arriva fino ai 100 km con una sola carica, anche se naturalmente dipende dal vostro stile di guida, dal livello di assistenza utilizzato e così via. La batteria viene bloccata in sede con una serratura che serve anche per accendere il circuito elettrico, ossia senza la chiave non sarà possibile utilizzare l'elettronica, una sorta di sistema antifurto. La batteria può essere rimossa per la carica o caricata direttamente nel telaio. Passiamo ora alla scheda tecnica, a partire dal robusto telaio in alluminio, che dispone di meccanismo centrale di piega, che consente di ridurre l'ingombro in pochi secondi. Anche il manubrio è abbattibile lateralmente e può essere regolato in altezza. I pedali sono pieghevoli. Il telaio della K2P Pro rimane leggermente più massiccio rispetto al telaio della K2 Pro, visto che abbiamo una batteria più grande e più capiente, quindi il telaio è stato adattato per far spazio a questa struttura più massiccia. Restano le stesse ruote da 20 pollici con cerchio in alluminio, gommato con gli pneumatici CST tassellati che risultano polivalenti per l'asfalto e lo sterrato. All'anteriore troviamo una forcella ammortizzata che dispone di pomello di blocco e regolazione del precarico e viene abbinata ad un'ampia sella molleggiata che offrirà ulteriore comfort. La trasmissione monocorona monta un cambio Shimano Tourney da 7 velocità e viene abbinata a un set di freni a disco meccanici Tektro Aries, che risultano davvero di ottima qualità, ben lontani dal classico set di freni a disco meccanici economici. Le leve freno sono dotate di sensore power off, quindi con la pressione di una leva si andrà a interrompere l'assistenza del motore. Il set Urban comprende il robusto portapacchi posteriore, un set di parafanghi in plastica, il pratico cavalletto laterale e una coppia di fanali LED. Il fanale bianco anteriore dispone di ben 4 bulbi LED e produce una luce davvero intensa, mentre al posteriore abbiamo un fanale rosso a batteria.
Sul manubrio infatti troviamo un tasto dedicato per accensione del faro e un clacson elettrico. Completano il corredo un set di riflettenti sulle ruote e i pedali. Dopo questa doverosa presentazione è arrivato il momento di andare a provarla. Ed eccoci al momento della prova. Accensione del display in pochissimi secondi, siamo subito operativi. Si parte con il primo livello di assistenza, ma possiamo pedalare anche senza l'assistenza del motore, quindi con la modalità zero. In questo caso devo dire che la bici è abbastanza scorrevole, merito anche degli pneumatici non particolarmente tassellati, che risultano piuttosto scorrevoli su strada, quindi anche in caso di emergenza non sarà troppo difficile da pedalare. Tasto più. Andiamo a inserire l'assistenza, come per il modello K2 Pro che abbiamo già provato, il primo livello assiste sotto i 10 km/h, secondo livello di assistenza si sente già una spinta decisamente superiore rispetto al modello K2, siamo comunque a 13 km/h e risulta facile da pedalare e controllare. Passiamo al terzo livello. La spinta aumenta progressivamente, siamo a circa 15 km/h. Quarto livello e arriviamo ai 20-21 km/h, quindi i livelli di velocità sono anche ben distribuiti. Quinto e ultimo livello si va alla velocità massima di 25 km/h. Con il quinto livello di assistenza si apprezza tutta la spinta del motore, anche se in questo caso si percepisce che abbiamo una limitazione elettronica, si sente quindi che il motore può far di più, ma ovviamente in strada con la configurazione legale va utilizzata esclusivamente con la velocità limitata a 25 km/h. Poi naturalmente, se volete utilizzarla all'interno di un terreno privato sullo sterrato, potrete andare a sbloccarla per andare a usufruire della piena potenza. Come prima sensazione posso confermarvi che la reattività, la coppia e lo spunto sono decisamente superiori rispetto al modello K2 Pro che abbiamo già testato, visto che appunto in questa unità, una volta sbloccata, abbiamo 750 watt continui e picchi da 900 watt, mentre nella K2 Pro abbiamo un motore praticamente da 500 watt una volta sbloccato, quindi c'è una sostanziale differenza di potenza. Qui la ripresa è molto più rapida, anche se viene gestita in maniera ottimale. L'impianto freni, abbiamo lo stesso impianto che troviamo nella K2, dei freni meccanici della Tektro che fanno davvero un ottimo lavoro, tutto un altro pianeta rispetto ai freni meccanici economici. Dopo qualche utilizzo cominciano già a funzionare a dovere, quindi abbiamo la possibilità di mandare le ruote in blocco, come vedete, con una frenata molto decisa, quindi più che approvato come impianto freni. Non si sente quasi la mancanza di un impianto idraulico, visto che la potenza non manca. Maneggevolezza, manovrabilità ottima. Questo, diciamo, riprende un po' dalla K2, sono molto simili come sensazione di guida, non sento grosse differenze, si percepisce giusto appunto la grinta in più. Già la K2 offre comunque un buon supporto e risulta una bici dinamica, ma questo modello spinge ancora di più. Al contrario, potrebbe risultare un po' più fastidioso se cercate una bici più docile e facile da manovrare, visto che invece il modello K2 P Pro risulta molto più reattivo e scattante, quindi se volete una bici morbida sarà meglio la K2, se invece volete le massime prestazioni necessariamente la K2 P Pro, che ha una ripresa nettamente superiore.
Più avanti, il tempo permettendo, andremo anche a fare il confronto diretto tra i due modelli per andare a vedere come si comportano. Torniamo a parlare di assistenza, andiamo a valutare in quanto tempo attacca l'assistenza. Quinto livello, partiamo con il pedale alto. Con poco più di un quarto di giro di pedale si avvia subito il motore, quindi abbiamo una risposta abbastanza repentina, quindi se spuntate con una marcia leggera non sarà un grosso problema ripartire dagli stop o spuntare in salita. Ovviamente non solo le stesse prestazioni di sensore di coppia e cadenza, ma la ripresa è davvero molto veloce, quindi andrete subito a compensare la mancanza iniziale di assistenza. Andiamo a parlare di comfort nel fondo urbano. Grazie alla forcella ammortizzata, la sella ampia molleggiata, il comfort risulta davvero di ottimo livello. Abbiamo una sola sospensione anteriore, ma anche il retrotreno risulta bello morbido, quindi nelle strade italiane che sono belle scassate avrete un altissimo livello di comodità, davvero piacevole da guidare in città. Il display centrale è molto facile da leggere e offre un'ottima visibilità sia sotto la luce piena del sole che in scarse condizioni di illuminazione ambientale, visto che comunque il display è retroilluminato. Si va a leggere benissimo, i caratteri sono molto grandi, quindi è facilitata la lettura. Stiamo iniziando a vedere come si comporta sullo sterrato. Incassa molto bene le buche, la forcella è molto responsiva, quindi sicuramente offrirà del divertimento anche sullo sterrato. Questa strada è molto scassata, ma devo dire che le sospensioni incassano molto bene tutte le asperità del terreno, quindi varrà la pena fare anche una prova dedicata sullo sterrato, magari con un confronto diretto con il modello K2 Pro, quindi andremo a portarle entrambe sui sentieri per vedere come si comportano. Per adesso vi confermo la bontà per quanto riguarda il comfort, la facilità di controllo, maneggevolezza, quello che più interessa a chi va ad acquistare una bici versatile che può essere utilizzata sia in città che nei sentieri per il divertimento. Visto che siamo fuori dalla strada, andiamo a fare velocemente un test con la velocità sbloccata, che in questo caso si può modificare rapidamente tramite l'applicazione. Dopo aver connesso la bicicletta andrete all'interno di questo menu Speed Limit e con un semplice slide laterale andrete a modificare il limite di velocità. La facilità di questa operazione non deve invogliarvi a fare i criminali su strada, quindi mi raccomando, modificate la potenza e la velocità solo fuori dalla strada. Ora andiamo a fare la prova. Prova di velocità, andiamo a spingere sui pedali, siamo già decisamente sopra i 25 orari, 34, 35, siamo a 35 orari massimi, quindi non sviluppa particolarmente in velocità massima, ma la coppia e la spinta non mancano davvero. Un'ottima configurazione. Analisi statica velocissima, abbiamo uno scatolato leggermente più largo rispetto al modello K2 che abbiamo già testato. All'anteriore la forcella ha un offset e una corsa maggiorata, infatti risulta la forcella con più corsa a disposizione per questa categoria di fat bike. Come potete vedere utilizza una notevole quantità di travel, quindi sicuramente una buona forcella. Per quanto riguarda la verniciatura, davvero molto bella la finitura nera lucida. In questo caso le due colorazioni disponibili vanno a variare esclusivamente nelle decals, resta lo stesso fondo nero. La sella è davvero molto ampia e risulta piuttosto comoda, visto che dispone appunto di sistema molleggiato, quindi va ad aggiungere ulteriore comfort al retrotreno. Ed eccoci nuovamente in studio per trarre le conclusioni finali. La Kaisda K2P Pro risulta una bici davvero potente e versatile. Sicuramente la scelta ideale per chi cerca qualcosa in più in termini di prestazioni e potenza. Visto che dispone di una configurazione 100% legale per circolare su strada, ma resta la possibilità di sblocco per il divertimento off-road. Quindi se avete a disposizione un terreno privato, durante il weekend potrete divertirvi usufruendo della piena potenza.
In sostanza, la lieve differenza di prezzo rispetto al modello K2 Pro è più che giustificata. Chiudiamo il video parlando di imballaggio e montaggio. La scatola è bella robusta e l'imballaggio è davvero ben fatto. La Kaisda K2P Pro viene spedita dal magazzino europeo e in circa una settimana sarà a casa vostra senza tasse né dazi doganali. Il montaggio è abbastanza semplice, ma richiede un po' di tempo, visto che dovrete mettere in sede la ruota anteriore, il manubrio, il display, i pedali, il tubo sella, la sella e vari altri accessori. In dotazione vengono forniti gli attrezzi di cortesia e un manuale utente in lingua italiana. Naturalmente non manca il caricabatterie. Se volete approfondire sulla sua scheda tecnica o se avete deciso di acquistarla, vi lascio sotto in descrizione il link scontato più un codice sconto. Naturalmente se avete qualsiasi domanda scrivete sempre sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per restare aggiornati sui prossimi video. Grazie e alla prossima. Ciao!